La puntata di oggi si svolge tutta a Bologna, la mia città d'adozione. Qui visiteremo un takeaway, una gelateria, un ristorante e incontreremo una coppia molto originale. Tutto per continuare a raccontare i perché e i per come dei vegetariani. Al mondo un numero sempre crescente di persone decide di smettere di mangiare carne. Un fenomeno in enorme ascesa. Oggi almeno il 10% della popolazione italiana si considera vegetariana. Paolo è un cuoco vegan. Oltre alla carne, ha eliminato dalla dieta anche latte e uova. Insieme a sua moglie scrive libri e conduce un blog. Lara è vegetariana. Ha eliminato solo la carne dalla sua alimentazione. Realizza documentari ed è mamma di una bimba di 4 anni. Con loro due andremo in giro per lo stivale per capire chi sono i vegetariani in Italia, cosa fanno, pensano e soprattutto mangiano. Yu ed Eleonora sono una coppia divertentissima. Lei scrive e lui è un musicista. In realtà fa anche il rappresentante. Hanno due figli e sono vegetariani da poco tempo. Yu, che come vedremo è un gran chiacchierone, ci racconta da subito come è diventato vegetariano. Ho avuto la consapevolezza della sofferenza degli animali. A un certo punto sono entrato in una macelleria per prendere la carne per i miei figli e non sono più riuscito a distinguere, cioè non voglio fare, adesso non si mettano musiche sotto particolari, ma non sono più riuscito a distinguere i filetti e i pezzi di gallina aperti in due da dei cadaveri. Yu ci elenca tutti i problemi che incontra da quando è diventato vegetariano. Faccio lavoro che mi sposto e trovo grandi difficoltà. L'autogrill su tutti. Però c'è da dire la regione Romagna comunque è un po' tosta per Emilia. Emilia Romagna. Cioè il suino sta dappertutto. Dappertutto. Non c'è verdura in un menù della cucina tipica bolognese, al massimo trovi. C'è il frigione. Sai, quando ci sono vegetariani, come se dicessi, guarda, non lo so, vengo da Marte, non sono abituato a questo cibo. La cucina mediterranea sarebbe una cucina vegetariana. Sì, per il 90, tu che sei qua, 95%. Tolto. Sì, assolutamente. Dopo averci offerto il caffè, Yu continua a spiegarci le sue ragioni. A noi non serve una panza così. A noi serve avere nel nostro organismo le sostanze nutrienti per farci ragionare, sopravvivere e avere il cervello che funziona. Sì. Diciamo che non è una cosa scollegata, vuol dire i nostri avi romani, ben sano in corpore sano, non si riferivano a imbottirsi di 7 strati in un pane bianco di una finta farina di bacon, una polpetta di una bestia triturata, capito? Cioè il discorso delle uova e del latte, noi non le abbiamo eliminate per un fatto di praticità, comodità, cioè non è una questione che sì, la carne no, il latte e le uova vanno bene, no, non vanno bene neanche quelle, quindi pian piano per noi questo è un percorso sicuramente. Andremo a togliere anche il latte e le uova. Parlare con Yu ed Eleonora ci rende entusiasti. Per conoscerli meglio e capire la loro vita, i loro interessi e passioni, li abbiamo divisi. Accomodati Lara, nella mia umile dimora. Il gatto devastata. Ciao! Da bambino cane. Quello è il quadro che vi rappresenta. Questo quadro qui è stato fatto da una nostra amica pittrice che si chiama Coralie Maneri. È un regalo per i 30 anni, quando ho compiuto 30 anni, non di matrimonio, di certo. Quando Eleonora ha compiuto i 30 anni e non c'era ancora Stefano. Non c'era ancora Stefano, perché Stefano è nato 2 anni e mezzo fa. Prima Eleonora, sai, mi ha detto che tu hai una specie di doppia vita, sono curiosa. Io ho una doppia vita, non ho proprio una serie, lo confesso, ormai in questo modo qui ve l'ho smascherato. Sì, ho una second life vera, che non è liquida, non gira nel web, ma gira per le autostrade. Cioè nel senso che ho Giuseppe Guerra è un responsabile di un'azienda, cosa sembra che sia pieno di soldi, sono semplicemente, mi sono preso la responsabilità di aprire una rete commerciale, lavoro nel campo dell'economia e della rappresentanza, sì. Edile. L'altra, quella che mi accompagna da quando ho più o meno 9 anni, quindi un bel po', è che è YouGuerra, che è il mio nomignolo di quando... Chiamano così i miei cugini quando ero piccolo. Ah, quindi Yu viene proprio da un soprannome che da un soprannome, da sì, perché in realtà mi pare, perché Giuseppe in bolognese dice Yu Sfen. In realtà non c'è niente di esotico, non è un nome. Io poi l'ho trasformato in un'idea che è un nome cinese, ma Yu Sfen, Yu. E musicista. Insieme a tutto per il tuo futuro ci sono le foto.
Yu ha suonato in tanti importanti gruppi, è solista e di recente ha concluso un'avventura musicale con lo scrittore Enrico Brizzi. Oggi è ancora impegnato con scrittori attraverso il progetto Wuming Contingent. Oltre a questo, conduce un programma domenicale presso un'importante radio bolognese. Nella trasmissione che avete voi alla radio, avete sempre un'attenzione ai vegetariani? Sì, allora diciamo, Please Kill Me, che conduco con Laura De Lauris, Clara Carroli, ex batterista Raff Punk, storica, la madrina di tutte le punk, diciamo, e vegetariana lei, ante litteram, insomma, da tantissimo tempo. Introduciamo sempre una ricetta, un consiglio, dove acquistare prodotti o un modo di cucinarli, quindi dando sempre un'attenzione a vegetariani e vegani. Come ho detto, Yu è un gran chiacchierone e giustamente, per far parlare anche Eleonora, Paolo ha pensato di intervistarla a parte. Che lavoro fai? Parliamo di questo. Dunque, io sono una scrittrice, quindi lavoro per conto mio. Sì, lavoro a casa, scrivo racconti, romanzi a puntate di genere rosa, più o meno, testimonianze vere, e per delle riviste, diciamo che abbastanza note, che fanno questo tipo di... che quindi pubblicano questo genere. Il vegetarianismo non si relaziona con la mente... No, però in realtà ovviamente nel mio lavoro, nelle storie che scrivo ci sono molta cucina, perché comunque sono storie familiari, situazioni comunque di famiglia, di rapporti comunque anche spesso di rapporti umani, insomma tra di persone che... di famiglia, le, quindi la cucina... Le ricette c'è. Che non fai te a casa le metti dentro? Assolutamente! Io non sono, rispetto a Yu, che è più attento in realtà alla cucina, all'apparecchiatura, allo stare a tavola. Io sono molto più disorganizzata e quindi per me l'essere vegetariano in realtà è più una difficoltà, potrebbe essere più una difficoltà per come gestisco il mio mangiare, però è anche vero che invece poi mi impone di essere più attenta, quindi l'essere comunque vegetariani ti dà anche poi quella misura per poter mangiare magari meno schifezze o per mangiare meglio. Ho un'anticipazione, so già che la ricetta non la preparerà Eleonora, no. Ma Yu. La preparo io, sì. Che cosa hai pensato? È un goulash vegetariano a base di seitan. E poi gli ingredienti verranno confrontati con il mio alter ego. Sarò spietato. Sedano, carota, cipolle, aglio e prezzemolo fresco. Ok. Pomodoro e gli altri ingredienti sono segreti. Quindi tu, Paolo, sei pronto, diciamo. Prontissimo e cattivissimo. Bene, allora direi di andare. In realtà, come sempre, la ricetta degli ospiti la vedremo nella seconda parte di Né carne né pesce, così come ascolteremo la giuria che dovrà pronunciarsi sul piatto di Yu ed Eleonora. Ora andiamo a scoprire altri luoghi molto golosi dedicati ai vegetariani. Il primo è un takeaway, chiamato Cibo Sano. Con noi Laura. Cibo Sano, già nel nome, diciamo, riecheggia qualcosa di salutare. Sì, sì. Non volevo utilizzare la parola bio nel nome, però volevo semplicemente descrivere quella che è la mia cucina, una cucina casalinga con un occhio proprio all'ingrediente, un'attenzione particolare all'origine dell'ingrediente, e anche il modo di cucinare è diverso da quello di un ristorante, dove magari si fa, per raggiungere un risultato molto appetibile, si fa un uso un po' più grasso, un maggiore uso di fondi di cottura un po' più pesanti, un certo. po' più grassi. Io invece volevo fare veramente la cucina di tutti i giorni. La cucina di tutti i giorni, però per tutti. Vegetariano perché non sentivo il bisogno di cucinare la carne, soprattutto avevo voglia di proporre delle cose un po' diverse. Mi piaceva la dimensione dell'arrosticceria, ma non dell'arrosto. Laura ci svela alcuni aneddoti relativi ai suoi clienti che testimoniano come alcuni piatti di origine carnivora non sfigurino se realizzati solo con verdure. C'è addirittura una cliente affezionata che ha comprato, ha mangiato le nostre lasagne ininterrottamente per un mese, ogni giorno veniva perché nell'intervallo di pranzo aveva questo turno, prendeva le nostre lasagne e un bel giorno arriva: oggi prendo quelle vegetariane, perché avevamo fatto anche quelle con le verdure. Dico: scusa, quali vegetariane?
quelle vegetariane, dico guarda che anche quelle di ieri erano no, e quindi abbiamo scoperto che sono ben mascherate, insomma il risultato è abbastanza simile. Vedere che ci stai imbrogliando però ad assaggiare. Ma il nostro packaging è biodegradabile? Il nostro packaging è tutto biodegradabile, abbiamo scelto, sì, compostabile, abbiamo scelto una ditta di Bologna. Sono le famose scatoline dei takeaway americani, infatti quando vengono qua i clienti molti rimangono... Esteticamente sono sì, belli. Sì, sì, sono belli, molto semplici e ricordano anche... quello che si vede nei film. Certo, e poi c'è un'attenzione all'ambiente comunque. Chiaramente, sì, sì, sì. La sfoglia la fai tu? Sì. È bollente ma è buonissima. È una sfoglia semi-integrale. Dopo aver assaggiato la lasagna vegetariana, Laura continua a presentarci altri piatti che fanno parte della consueta proposta estiva di cibo sano. In questo caso, seitan alla norma. Sì, sì, e per l'inverno di solito che cosa proponete invece? Ma tanto io per l'assaggio. L'inverno diciamo una versione invernale di quella che è la ratatouille, un altro piatto forte dell'estate, una ratatouille di verdure e, che fra l'altro ecco, è un piatto che piace veramente a tutti, a chi ama la cucina più tradizionale e a chi invece cerca le verdure. D'inverno facciamo una versione invernale che chiamiamo masala di verdure, quindi sono verdure invernali, cavolo cappuccio, cavolfiore, anche un po' di patate, carote, aromatizzate con un misto di spezie di origine indiana, masala, garam masala, e con le verdure stufate, sì, piuttosto dolce, che però sta veramente bene con le verdure invernali, quindi stagione. Stufate, poi la passiamo al forno. E tu preferisci ingredienti invernali o estivi, diciamo? A parte che l'estivo ti dà sicuramente una gamma più ampia di ingredienti. Ma sì, io mi diverto di più d'estate, in primavera mi diverto molto, comincio... perché rifiorisce tutto, allora arrivano le primizie, mentre non stai a aspettare, a parte la zucca, ecco la zucca, sì, io d'inverno vivo con la zucca, quindi sono felice quando beh, la zucca, non ci sono anche più. Anche io sono una fan della zucca, mi piace sia nel salato che nel dolce. Sì, è vero. A proposito di dolci, Cibo Sano ha una assortita proposta di dolci biscotti, alcuni senza glutine, altri senza latte e uova, altri solo con latte. Io cerco sempre di avere anche attenzione per chi non può mangiare glutine, per chi non può mangiare la cipolla, per chi... Poi è difficilissimo, non c'è mai sempre non qualche cosa, però... No, non posso farli tutti contenti, però... Ci provi. Ci provo. Prima abbiamo visto dei biscotti in vetrina, che se non sbaglio sono vegan. Esatto, sì. Dopo ce li fai ho assaggiare. Due o tre versioni, certo, di il biscotti. Cioccolato. Il biscotto si presta proprio alla soluzione vegan. Perfetto. Sì. Questi sono i famosi biscotti alle bacche di goji. Però non sono per niente casarecci. Professionale, sono veramente casarecci. Ma io lo dico, la mia è una cucina casalinga, non aspettate. Lascio iniziare giustamente prima Paolo. Vado? Buono. Fondamentalmente farina di grano tenero, e c'è del latte di soia, le bacche di goji le ammorbidisco prima nel latte di soia. Che dolci bianchi usi? Uso lo zucchero. Normale, bianco. Sì. Bianco Viola. O di canna, in questo caso è zucchero di canna. Qui. Effettivamente le bacche ricordano anche un po' il mirtillo essiccato. Sì. E c'è la scorzetta di arancia fresca che dà questo profumo. Un retro, infatti, aggromante. Molto buoni. E questi sono più, sì, ancora più semplici, insomma, sono biscotti molto, molto semplici, ma piuttosto gustosi. È proprio vero, questi biscotti, un po' come tutto qui, sono davvero gustosissimi. Come dice Laura, cucina casalinga che non appesantisce ed è realizzata con ingredienti sani. Ora lasciamo Laura per dirigerci nel centro di Bologna. Voglio far assaggiare a Paolo un gelato davvero speciale. Prima però ci gustiamo un paio di deliziosi muffin e ricapitoliamo gli ingredienti di un classico assaggiato qui da Cibo Sano, lasagne vegetariane. Soia disidratata o seitan per il ripieno, besciamella vegetale o classica con latte e burro,
Per il soffritto, cipolla, carote e sedano. Olio extravergine di oliva, sale, vino e salsa di pomodoro per il ragù vegetale, realizzato con la soia o con il seitan. Ora dritti da Stefino. È questa, Stefino Bio, la gelateria di cui ti parlavo prima, sì. Ha tantissimi gusti vegan e la particolarità è che anziché utilizzare il gelato di soia come fanno in tante gelaterie, latte di riso legato al territorio e quindi no OGM. Stefino è un nome che in poco tempo è diventato un classico del gelato bolognese. Secondo Monio Vadia, che va pazzo per i dolci, è la migliore gelateria al mondo. La maggior parte dell'offerta che ho a banco è fatta di gusti vegan, gusti fatti con latte di riso. Perché proprio il latte di riso? Uso il riso, non la soia. Preferisco usare il riso perché è un prodotto innanzitutto del territorio. Quindi diciamo stai attento anche al chilometro zero, alla territorialità. Sì, sì. Allora, il riso è un prodotto legato alla storia sia del nostro paese, in particolare di queste terre. Qua siamo a Bologna, c'erano risaie fino a un po' di anni fa. In più il riso rappresenta un alimento sia legato alla nostra cultura e che al tempo stesso, rispetto alla soia, che è l'altro prodotto che si usa molto spesso in gelateria o per sviluppare degli alimenti vegan, si ha un rischio di contaminazione da parte degli OGM molto, molto basso, limitato, infatti, certo. Inesistente. E rispetto al sapore invece? Il sapore, il riso, ecco, da questo punto di vista rappresenta un vantaggio perché il sapore rispetto a quello della soia è più neutro, leggermente più dolce. Io uso del riso integrale germogliato, in questo modo abbiamo una ricchezza di nutrienti maggiore rispetto al riso già trattato o non germogliato. In effetti il gelato qui è semplicissimo. Altrove si usano basi già preparate anche per quello artigianale. Stefano non le usa. Per fare il pistacchio, ad esempio, trita il pistacchio vero e unisce i granelli al latte. E poi lo mette nella macchina per il gelato. Tutto qui. Va detto però che l'attenzione non è solo per la qualità, ma anche al processo produttivo e all'ambiente. Per cui uso dei contenitori biodegradabili, che sono in PLA, e anche i cucchiaini che usiamo sono biodegradabili, così come i bicchieri. Non è plastica, è materiale vegetale. Sì. Quindi tu dici dovendo usare l'usa e getta perlomeno che sia biodegradabile. Esattamente, perché in questo modo non andiamo a consumare petrolio e abbiamo un impatto ambientale ridotto. Hai anche un sistema di risparmio energetico legato all'acqua? Sì, soprattutto all'acqua, perché le macchine del gelato raffreddano ad acqua. Allora, io ho impiantato un sistema che recupera l'acqua di raffreddamento, così che mediamente per produrre un chilo di gelato vanno via 6 litri d'acqua potabile di rete. Noi in questo modo non la sprechiamo, rimane in circolo, viene raffreddata d'aria e rimane all'interno del circuito. La mia domanda è, tu fai le basi partendo da zero, te le fai qui con materia prima, sì. C'hai tutte queste implicazioni di carattere etico molto più costose di una normale gelateria, diciamo, perché il biodegradabile ha un costo, eccetera, eccetera. Ma il tuo gelato in realtà non costa tanto di più rispetto a un gelato normale, cioè è un prezzo molto ragionevole. Sì. Dunque, sei un martire o cosa? No, non nessuna intenzione di immolarmi su alcun altare. No, la questione è questa. Partire da materia prima ha dei costi più bassi, paradossalmente, rispetto ad acquistare semilavorati industriali. Però perché non c'è nessuna industria che deve fare dei margini. In termini di tempo ce n'è sicuramente degli svantaggi, no? Di manodopera, per cui noi abbiamo tanto lavoro dietro, quindi semmai sottopaghiamo il nostro lavoro, ma questo è un altro aspetto. L'idea è quella di avere un impatto ambientale il più contenuto possibile. E poi per me era una scommessa, una sfida, cercare di fare qualcosa di buono, sovvertendo un po' i paradigmi della gelateria. Il gelato si fa col latte. Addirittura la legge prevede che se tu vuoi chiamarlo gelato deve essere fatto con latte, infatti tecnicamente quello di riso è un sorbetto. Al di là delle motivazioni legate alle intolleranze alimentari, Stefano continua a tracciare i grandi pregi del latte di riso. Non ha colesterolo, non ha grassi saturi, tra l'altro ha meno zuccheri. Il cioccolato, a differenza del cioccolato diciamo col latte vaccino, sì, si sente molto di più. È l'unico modo per avere un cioccolato fondente, per definizione il cioccolato fondente
Chiaro. Non può avere il latte. In questo modo si riesce ad avere un cioccolato amaro e tutte le note aromatiche del cacao utilizzato vengono fuori. Il gusto degli ingredienti con un latte per così dire meno invasivo come quello di riso viene esaltato. In questo modo qui si offrono gusti anche molto particolari. Paolo li vuole provare tutti. Ma il wasabi è vegan? Il wasabi è vegan. Io assaggerei. Anche io. Caratteristica dei gusti vegan, tecnicamente, è la poca cremosità rispetto a quelli con latte, ovviamente, perché non abbiamo grassi del latte. Grazie. Si sente un po' il retrogusto piccante, però... È molto smorzato rispetto all'originale. Non c'è nessun legante chimico, per cui la struttura è data solo alla materia prima. Il gelato di Stefino è veramente buono. Materie prime di qualità, chilometro zero e innovazione fanno un prodotto super goloso. La nostra marcia attraverso le bontà vegetariane di Bologna non finisce qui. È il momento di Zenzero. Zenzero è un ristorante bio fondato da Nadia e Marco, che nella vita non sono una coppia. I piatti del menù alla carta sono molto elaborati e, come vedremo, gustosissimi. Questo ristorante è un ristorante alla carta che però durante la settimana fa anche il pranzo di lavoro. Okay. Tra l'altro anche abbastanza economico perché fa piatti, diciamo, menù completo tra gli 8 e i 9 euro. Grazie. Grazie a voi. La tempura, i carciofi. E per te l'insalatina con cappuccio. Grazie. E avete bene. Germogli di alfalfa. Buon appetito. Altrettanto. La mia è buonissima, è croccante, poco unta. Se fosse vegan l'assaggerei con il Infatti io posso assaggiare invece il tuo, se vuoi, cosa non ti fa senso. No, no. Buonissima. Il germoglio di alfalfa. Da Zenzero siamo subito partiti forte. Tempura di carciofi per me e un'insalata molto particolare per Paolo. Nel frattempo in cucina lo chef Marco prepara i nostri prossimi piatti. Allora, grazie. Gli gnocchetti con asparagi ed erba cipolline, questa lasagnetta di Carasau con verdure di stagione. Gli gnocchetti cos'è che c'era dentro che non me lo ricordo? Barbabietola e rapa e patate. Ma voi state attenti anche alle verdure di stagione? Sì, certo. Questa è la prima cosa a cui prestiamo molta attenzione. È biologico, giusto? Sempre tutto bio, sì. Ma sì. Prodotti del territorio? Li privilegiamo, chiaramente. Cerchiamo sempre di prendere prodotti esatto locali, come appunto le verdure. E poi, chiaramente, chilometri zero, è impossibile tutto a chilometri zero. Giustamente, alcuni prodotti, come le arance, non possono essere a chilometro zero. Però Nadia conferma che per lei la stagionalità è un elemento primario nella preparazione dei piatti. Grazie. Okay. Grazie. Ottimi. Molto buoni. Però il tuo lo voglio assaggiare, vai, posso? Devi. Buonissima. Ma le tue lasagne, secondo te cos'è che c'è dentro? Tofu? O c'è questa crema, secondo te? Cos'è? Non so se è una besciamella o un tofu ridotto in crema. Adesso glielo chiediamo. Molte verdure, sicuramente. Intanto io ti volevo subito chiedere se questo piatto è vegano o vegetariano. Allora, questo è vegetariano. Quindi c'è del burro? No, c'è olio e ci sono solo uova nel... Ah, esatto, ecco. Per legare un po'. Mi dispiace, invece quella... All'interno della lasagnetta cosa c'è? Allora, c'è il carasau intanto come intermezzo e chiaramente è vegan. E poi abbiamo fatto una besciamella fatta con anacardi e mandorle. Anacardi e mandorle? Sì. Delicatissima. Delicata, con chiaramente noce moscata e verdurine. Ci sono carote julienne, piselli, asparagi, carciofi. E latte di? E latte di riso. Latte di riso. Sì. Ma invece tra latte di soia e latte di riso, voi cosa di solito privilegiate? Noi usiamo in modo alternato entrambe le due bevande, perché comunque, allora, la soia ha un sapore più spiccato. Invece il riso è un po' più delicato. Devo dire che l'uso della frutta secca nella besciamella è un
perché lega. Apprezzabile. Adesso vi copierà sicuramente. Lega, copierai. Da Zenzero si capisce come la genuinità del prodotto sia importantissima. L'ingrediente viene elaborato attraverso ottime portate ricche e fantasiose, però la materia prima non viene snaturata e i sapori rimangono intatti. Da quanti anni siete aperti? Noi siamo aperti da ottobre 2008. Noi, io e Marco, il mio socio, siamo da 20 anni nel bio. Il discorso è stato questo, abbiamo detto lavoriamo di meno o facciamo conoscere ai più il bio, perché comunque è una questione, non è una questione di business solo la nostra, è comunque una questione anche di informazione. Quindi abbiamo detto vabbè dai, iniziamo con un prezzo politico e facciamo conoscere la cosa, solo che è partita subito benissimo. Cucinare con le verdure è molto più interessante che cucinare con altri ingredienti, perché alla fine, cioè, non, anche solo a livello cromatico ti riempie. Ma io veramente, ma come mai questa passione? Sono curiosa. Niente, io ho sempre avuto la passione per il biologico e quindi siamo, e Marco pian piano, lui aveva un amico che lavorava nel bio, gli ha proposto di lavorare per lui e dopo insomma ragazzi noi non ci siamo più fermati, abbiamo per continuato. Per fortuna nostra direi. Sì, visto che sei da tanto nell'ambiente del biologico, sì. hai notato comunque una tendenza verso il vegetarianismo, verso il veganismo? Assolutamente sì. Negli ultimi anni, comunque, è cresciuta, no? Sì, l'hai notata sì. Questa cosa? Beh, ovviamente, adesso non è che lo dico io, però il vegetarianismo per secondo noi è la scelta giusta. È quella che comunque ci porterà ad avere una salute corretta, una digestione corretta. E... Nadia non è la prima a dirci che il futuro è vegetariano. Forse lei è un po' di parte, ma questa cosa ce l'hanno detta anche altre persone incontrate finora nel nostro cammino, e non tutte erano vegetariane.